Buon pomeriggio a tutti ragazze e ragazze ed eccomi ritornata in questo nuovo video foto inedite di Giovanna Abate e Samia Hassan insieme, scattate proprio mentre i due erano a passeggio a Roma. Le foto che tra poco noi vi mostriamo e uscite proprio sul settimanale Uomini e Donne Magazine mostra la coppia felice e spensierata. I due sembrano più innamorati che mai. Infatti hanno rinunciato anche a Temptation Island VIP, quindi non hanno voluto testare il loro amore. Ma sempre grazie al settimanale Uomini e Donne Magazine, Giovanna aveva dichiarato questo: "È ancora tutto surreale", diceva proprio il primo mese della scelta, ma incredibilmente bello. Poterci vivere senza telecamere, riavvicinarsi, tornare a sentire i nostri odori è quello che speravo. Finalmente posso dire di aver trovato tutto quello che volevo. Volevo essere io a fargli uno scherzo, mi piaceva l'idea di prendermi una rivincita e dopo tutte le sicurezze che gli ho dato durante il percorso, per una volta avrei potuto farlo. E invece è stato proprio lui a spiazzarmi come sempre. Nel frattempo che io parlo, ragazzi, vi mostro queste foto inedite. Se non fosse tornato dietro con un mazzo di fiori, l'avrei inseguito fuori dagli studi per insultarlo. A dispetto di quello che può essere apparso da fuori, Sammy mi aveva dato tante certezze. Quegli sguardi e quei sorrisi alla fine di ogni nostro scontro mi hanno sempre fatto capire che c'era qualcosa di speciale tra di noi. Questa Giovanna ha un mese dalla scelta e guardando le foto inedite di pochi giorni fa a passeggio per Roma, sembra proprio che la loro storia vada a gonfie vele. Nelle foto appaiono complici e intimi, molto intimi, e anche su Instagram comunque sono cominciate ad apparire le nuove foto di Giovanna e Sammy che sono a cena fuori insieme. Quindi l'amore è sbocciato per questa meravigliosa coppia. Scrivetemi voi che cosa ne pensate. A presto!